Buonasera, è mezzanotte 18, è l'ultima edizione del nostro telegiornale e parliamo ancora una volta di mucca pazza. È stato infatti confermato un sospetto caso di mucca pazza, questa volta in Veneto, è il secondo in Italia. È di un bovino di 48 mesi, nato nel marzo del 97, proveniente da un allevamento di Albaredo all'Adige, nel Veronese, il reperto esaminato dall'Istituto Zooprofilattico di Padova, sul quale il test rapido avrebbe rilevato la presenza di BSE. Era un animale portato alla macellazione come regolare macellazione, quindi era una vacca in questo caso a fine carriera, non tanto vecchia perché 4 anni circa, che aveva finito la sua carriera, quindi veniva portata alla regolare macellazione, quindi destinata evidentemente al libero consumo. Se confermato dalle analisi dell'Istituto di Torino, dove il campione è stato inviato, sarebbe il secondo caso di mucca pazza in Italia. La conferma si potrà avere entro la fine della settimana, più tardi lunedì. Nell'azienda agricola Fattori, da dove proviene la mucca sospetta, sono arrivati i carabinieri. I NAS di Padova hanno avviato le procedure per il sequestro degli animali nell'allevamento. Una decina di militari hanno delimitato l'area della stalla, altri si sono recati nel macello di Campo San Martino, nel Padovano, dove è stato macellato il bovino sequestrando la testa e il resto della carcassa dell'animale. Il Ministero della Sanità in un comunicato afferma che si tratterebbe di una diagnosi in fase occulta, ossia di incubazione e non di manifestazione conclamata di morbo. Sono inoltre in corso, rende noto il Ministero, anche accertamenti per individuare eventuali irregolarità nelle modalità di alimentazione del capo, risultato positivo ai test di Padova. Intanto il Procuratore della Repubblica di Verona, Guido Papalia, sta aprendo un'inchiesta su questo secondo presunto caso di BSE. Parliamo ora della vicenda dei mutui a tassi di usura. È stato raggiunto l'accordo tra i rappresentanti della maggioranza in Senato per riformulare l'emendamento al decreto del governo. Il tasso di sostituzione sarà del 9,96% con una maggiorazione all'11,46% per le imprese e una riduzione all'8% per i mutui fino a 150 milioni per la prima casa e non di lusso. È stata esclusa dalla rinegoziazione l'ultima rata del 2000. Il nuovo emendamento della maggioranza, che costerà le banche 3.900 miliardi, non è stato firmato dai Verdi. È in corso in questo momento, in via del Plebiscito a Roma, un summit dei leader della Casa della Libertà in casa di Berlusconi per verificare il problema delle candidature. Tutti a cena da Berlusconi, leader del centrodestra, per parlare di alleanze e collegi. Tema spinoso anche per loro, con Bossi che spinge per averne di più di quanti gli alleati gliene vogliano dare, eppure Buttiglione vorrà chiarire la pari dignità nell'assegnazione. Cena soprattutto interlocutoria, comunque quella di stasera. Berlusconi però è tranquillo e dichiara: la Casa delle Libertà è come un grande arco democratico che va dalla destra, passa per il centro di CDU, CCD e Forza Italia, e c'è pure la sinistra, spiega, con Bossi e il nuovo PSI. Sul tema del giorno, quello delle elezioni congiunte, politiche e amministrative, il centrodestra dichiara il suo no e ancora il leader di Forza Italia aggiunge: non ci stanno bene elezioni a novembre, come dice qualche leader dell'Ulivo, ma subito dopo il voto nazionale. Rientrata intanto la polemica Albertini-Bossi, risponde conciliante il leader della Lega al sindaco di Milano, che oggi gli aveva detto: o firmi il programma prima del voto oppure ritiro la candidatura. Il fatto che noi dobbiamo sottoscrivere un programma mi sembra ovvio, l'abbiamo fatto prima del regionale, faremo prima delle politiche e lo facciamo prima delle amministrative, va bene, non vedo difficoltà. Come sentito dal servizio di Mariella Venditti, a questa cena non partecipava comunque Bossi perché impegnato in una trasmissione televisiva. Bossi comunque in una dichiarazione ha detto che la Lega non farà una guerra sui posti, farà presente il suo peso, ma quello sul quale punta è essere presenti in Parlamento in modo tale che si possa procedere sulla via del cambiamento, e cioè la cosiddetta devolution. Per la cronaca, le agenzie che stanno uscendo in questo momento parlano della cena e quindi del vertice ancora in corso, vertice che si svolge di fronte ad una tavola imbandita con una spigola di mare di 7 kg, ma questa è una, così, una considerazione di colore. Intanto l'altro leader candidato, Rutelli, prosegue il suo viaggio in Piemonte, oggi era ad Asti. Rutelli tra la gente del mercato di Asti, molti che lo incoraggiano, lo salutano, gli stringono la mano. Qui è terra del Polo e il candidato dell'Ulivo non si fa sfuggire la frecciata. L'accordo Bossi-Berlusconi-De Michelis, un regalo. È un regalo. Perché? Perché è un regalo? Si commenta da solo. Questa intesa. Ma è... portiamoli in mezzo all'Italia. Fategli fare una passeggiata nei portici qui di Asti, a braccetto, a Bossi e a De Michelis. E poi ci divertiamo.
Ci tiene molto a parlare di sicurezza, tema centrale nella sua campagna elettorale. Non è questione di statistiche. Se la gente vive sulla sua pelle questo problema, se lo sente, vuol dire che bisogna intervenire subito e con provvedimenti concreti. Poi incontra i produttori agricoli preoccupati per la mucca pazza. Ci vuole un controllo maggiore sulla qualità della carne, dice Rutelli. Garanzie senza panico è la ricetta del leader del centro-sinistra. Rutelli parla anche di un nuovo patto tra produzione agroindustriale e ambiente. C'è una buona notizia che viene dal Medio Oriente. Infatti nelle prossime ore Israele riprenderà i colloqui di pace con i palestinesi a Taba in Egitto. Il negoziato si era interrotto ieri dopo l'uccisione di due israeliani nei territori. La decisione di riprendere era presa nel corso di una riunione a Gerusalemme presieduta dal primo ministro Barak, è stata annunciata dalla radio pubblica di Israele. Peter Mandelson, il braccio destro del premier britannico Tony Blair, ha dato le dimissioni dalla carica di ministro per l'Irlanda del Nord. È la seconda volta che Mandelson lascia l'esecutivo a causa di uno scandalo. Nel 99 si era dimesso da ministro dell'Industria per un prestito facile ottenuto da un collega di governo. Questa volta è emerso invece il suo intervento per far avere la cittadinanza britannica all'imprenditore indiano Hinduja, controverso businessman che aveva detto di voler sponsorizzare con 1 milione di sterline un progetto dello stesso Mandelson. Una giornata drammatica per Londra, per la Londra politica, ma Tony Blair ha già nominato il successore al Ministero per l'Ulster, è John Reid, già ministro per la Scozia. Sempre dall'Inghilterra c'è una notizia drammatica perché parla di un adolescente inglese che è stato praticamente condannato a morte per un errore in una cura in una clinica. Il suo nome, almeno per il momento, deve restare ignoto, così vogliono i genitori, ma lui ha 18 anni e aspetta la morte dietro i muri di questo ospedale, il Queen's Medical Center a Nottingham. Qui lottava da tempo, con successo, contro la leucemia, ma un errore dei medici adesso lo ha condannato a morte. Fatale un'iniezione sbagliata, praticata il 4 gennaio. Il farmaco doveva essergli somministrato per via intravenosa, invece è stato iniettato nel midollo spinale. Un errore motivato dalla circostanza che la vincristina, da iniettare solo in vena, viene data solitamente assieme al metatrexate, che va invece nel midollo. Uno scambio fatale per il paziente, che non lascia speranze di sopravvivenza. Una settimana dopo l'iniezione il giovane è scivolato in coma e ora aspetta solo la fine. È qualcosa che non possiamo perdonarci, ammette il portavoce dell'ospedale. Offriamo ai parenti le nostre scuse più sentite e sincere, che non serviranno a riscattare una vita. Il caso di Nottingham è il 14esimo in Gran Bretagna dal 1985, già 10 i morti. E ora i due medici responsabili dell'ultimo errore, sospesi dall'ospedale, rischiano un'incriminazione per omicidio colposo. Incredibile, dice questo ricercatore, tra i più impegnati nella lotta anticancro, che una cosa del genere possa succedere nel nostro paese ai nostri giorni. I controlli vanno rafforzati urgentemente in tutto il regno. Andiamo a vedere cosa succede nelle Galapagos. La marea nera che aveva già raggiunto l'isola di Santa Fe si dirige ormai verso il centro dell'arcipelago, nella baia delle Tartarughe, sino a lambire le spiagge dell'isola di Santa Cruz. L'equilibrio di un ecosistema unico al mondo corre, come sapete, un grave rischio. Secondo il governo dell'Ecuador, l'emergenza durerà almeno 3 mesi. Ora occorrerà verificare continuamente le conseguenze sulla flora e sulla fauna degli oltre 700.000 litri di carburante fuoriusciti dalla Jessica. La chiazza si estende su un'area di quasi 3.000 km quadrati. Sull'isola di San Cristobal intanto sono stati arrestati il comandante e l'equipaggio della petroliera che si è arenata al largo del famoso parco naturale. Vi ringrazio per l'attenzione, l'appuntamento con il TG3 come sempre domani alle ore 12 con la nostra prima edizione. A me non resta che augurare a tutti la buonanotte. Situazione. Su tutto il settore centro-occidentale del continente europeo domina la bassa pressione e il maltempo. Intanto ad est la pressione è decisamente più alta, ma senza troppo sole. Ed eccoci alle previsioni sull'Italia per oggi.
Generali condizioni di maltempo sulle regioni italiane, specialmente al centro-nord, a causa di un moderato afflusso di aria umida che arriva dall'Atlantico attraverso il Mediterraneo occidentale. Proprio sul Mediterraneo occidentale staziona una bassa pressione. I venti saranno in prevalenza dai quadranti sud-occidentali, moderati con qualche rinforzo sui versanti di ponente, mentre i mari si presenteranno generalmente mossi, tendenti poi a diventare molto mossi sui bacini più occidentali. Anche per le temperature massime non sono previste variazioni di rilievo. Gli estremi saranno compresi tra 3 gradi ad Aosta, 16 a Palermo e Reggio Calabria. Meteo 3, con la partecipazione di Rovagnati, prosciutto cotto, gran biscotto.